Ieri ho partecipato all'incontro con il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, dottor Durso, e con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, incontro tenutosi all'ospedale San Donato di Arezzo ed è stato un incontro davvero importante al quale ho voluto partecipare in qualità di presidente dell'articolazione sanitaria del Casentino perché è stato presentato quello che è un piano di investimenti per gli ospedali dell'Aretino, quindi l'ospedale San Donato, l'ospedale di Bibbiena, l'ospedale San Sepolcro e l'ospedale della È stato un incontro importante che se effettivamente questi investimenti presentati saranno realizzati, sarà davvero una svolta importante per la sanità toscana dopo anni in cui francamente sono mancati investimenti importanti sugli ospedali della provincia, soprattutto sugli ospedali periferici come quello di Bibbiena, San Sepolcro e La Fratta. È stato presentato un piano di investimenti di oltre 80 milioni di euro che vedrà per l'ospedale di Bibbiena destinati circa 7 milioni di euro. Ripeto, al momento sono numeri sulla carta. Sono contento che ci sia stata un'apertura importante sul fronte degli investimenti e che soprattutto sia stata accolta la proposta che avevo fatto qualche settimana fa, ovvero di creare un reparto di cure intermedie di circa 20 posti nella zona del vecchio ospedale di Bibbiena, perché sarebbe davvero una cosa importante ovviamente per dare un servizio forte alla comunità, ma soprattutto anche per ristrutturare quella vecchia zona di ospedale e dargli un significato importante, nuovo, a servizio anche della nuova parte dell'ospedale, che cosa che da anni viene richiesta. Questo è stato confermato nell'incontro di ieri, quindi ripeto, sono contento ci sia un'apertura importante. Ringrazio il direttore generale della ASL, dottor Durso, ovviamente per questo suo impegno e vigileremo affinché ovviamente questo sia realizzato.